Immagino vi ricordiate tutte le bufale, tutte le cattiverie circolate in seguito al crollo del Ponte Morandi. Ma in tutto questo tempo non vi ho ancora parlato dei complotti, di come i complottisti hanno speculato sui morti del Ponte Morandi. Molte di queste teorie sono nate grazie a un video che è stato diffuso dai media ed è stato fornito dalla polizia, prelevandolo dai video di sorveglianza di autostrade. Però attenzione, è un video che è fatto da due riprese diverse, due telecamere diverse, che raccontano due episodi diversi, cioè il camion della Basco, quello verde di cui ormai abbiamo visto è uno dei mezzi, diciamo, simbolo di questo disastro, e l'autocisterna bianca che supera il ponte indenne. Però attenzione, i complottisti cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di prendere questo video, analizzarlo a loro modo e teorizzare delle manipolazioni, il che è già abbastanza assurdo perché una manipolazione c'è già stata, perché, come vi ho detto prima, sono due riprese di due telecamere diverse. Quindi c'è stato un montaggio, non è un video lineare. Quindi quando parlano, ah, c'è stato un montaggio del video, eccetera, ecco, hanno già sbagliato in partenza perché il montaggio c'era già di fatto. Detto questo, però, c'è un fatto in particolare che riguarda una, diciamo, questa autocisterna bianca di cui parlavamo prima, in cui sfuma e scompare. E poi compare il camion della Basco. Ecco, a questo punto i complottisti, o comunque quelli tutti dubbiosi, mettetele come volete, hanno pensato: ecco, c'è stata una manipolazione del video, ci stanno nascondendo qualcosa. A spiegare il tutto è stato il dirigente della squadra mobile di Genova, Marco Calì, il quale ha affermato in un'intervista che, d'intesa con l'autorità giudiziaria, abbiamo diffuso un estratto breve e a uso dei servizi giornalistici, spiegando, e qua fate attenzione, spiegando chiaramente a tutte le televisioni che avevamo fatto una collezione di spezzoni, concentrandoci su due veicoli che sono diventati un po' il simbolo di questo disastro. Ecco, quindi abbiamo una dichiarazione in cui la polizia stessa avrebbe detto ai media, guardate, che si tratta solamente di una parte delle registrazioni e serve solo per il racconto. Quindi, se qualcuno sta parlando di manipolazioni, di qualcosa che vogliono nascondere e che magari vogliono oscurare qualcosa durante il processo, allora, ragazzi, le indagini sono in corso, i video sono stati consegnati, sono agli atti, ok? Quindi non state veramente a farvi tante pippe mentali su questa questione. Sempre attraverso questo video, qualcuno ha ben pensato, e diciamolo, Rosana Malcianò, ha pensato di, diciamo, scovare la presunta prima esplosione. Sì, circola questa teoria in cui il Ponte Morandi sarebbe stato abbattuto, tirato giù attraverso delle esplosioni controllate. È una delle teorie che vengono diffuse in continuazione dai complottisti senza alcuna prova, ma lui ha preteso di trovare una prova attraverso questo video. Il ponte è ancora integro, ancora in piedi? Vedete che il viadotto qua è ancora in piedi. Il camion arriva, a un certo punto compare una nube di fumo sulla base del ponte. Quindi questa è la prima sezione, ricordatevi bene, questa è la prima sezione, quella centrale che unisce le due campate con i tiranti, con gli stralli. Questa è la prima sezione che è crollata. E vediamo che al di sotto di questa sezione si forma una nube di fumo. Che cos'è questa nube di fumo denso sotto la pioggia? Possiamo immaginare che si tratta della prima esplosione, della prima deflagrazione sul fondo della vallata, sotto ai piloni? E beh, il sospetto è legittimo. Quindi lui cosa ha fatto? Nel momento in cui il camion della Basco passa in mezzo al video, improvvisamente si vede una specie di alone bianco, che lui definisce un po' come nube di polvere, un po' come la prima esplosione, la prova, no? Però c'è un problema. Notiamo che sì, c'è una specie di alone dietro, almeno quello che sembra, dietro il camion rispetto alla telecamera, quindi rispetto alla nostra visuale. Però vicino a voi, vicino alla telecamera, questo alone
si presenta anche nel lato opposto del camion, quindi nel lato quello che state guardando voi. Non vi sembra un po' strano che una nuve di polvere arrivi addirittura oltre il camion, quindi che dal ponte arrivi fino al più vicino a noi e quindi al lato opposto del camion? Ecco, c'è qualcosa che non va. Se noi andiamo a vedere l'altra parte del filmato, quella dove passa l'autocisterna bianca, notiamo che a un certo punto questa, passando proprio in quel punto, sembra che un po' si deformi. Ecco, come mai? Come è possibile questa cosa? È banale, è estremamente banale. Semplicemente quell'alone, quelle deformazioni che noi vediamo in questo video, sono fatte da una semplice goccia che è rimasta nell'obiettivo della telecamera. Niente di più, niente di meno. Per dimostrarlo ulteriormente bisogna guardare altri video, come questo che è stato diffuso da Genova Quotidiana, in cui vediamo una macchina, un autoveicolo normalissimo, quindi escludiamo l'automezzo, diciamo l'autocisterna e il furgone della Basco. Vediamo questa macchina che pian piano si avvicina proprio in quel punto e sfuma. Una volta che sfuma, poi ricompare, vedete bene le luci, i fari che si vedono molto bene, e poi subito dopo scompare quasi del tutto per poi ricomparire di nuovo. E vedete che questi aloni sono ancora presenti. Bene, sono semplicemente due gocce d'acqua. Insomma, dal perdersi in un bicchiere d'acqua siamo arrivati al perdersi in una goccia d'acqua. Un'altra teoria diffusa dal Sanremese sarebbe quella delle auto vuote e delle assicurazioni non rinnovate. Lui individua un'auto bianca, una Volkswagen targata EN790SH. Poi pubblica questa immagine in cui appunto si vede la targa e si vedono alcune informazioni che sono state prelevate gratis online attraverso alcuni siti di informazione, come possono essere anche semim.it e via dicendo. E appunto riscontra che questa macchina, questa targa, risulti non in regola con gli obblighi assicurativi RCA. Or dunque, è questa una prova per sostenere qualcosa? No, sinceramente no, ma ve lo spiegherò con calma. Intanto però andiamo a vedere le reazioni assurde in cui si cerca di difendere la teoria. Secondo Rosario Malcianò, se non assicuri l'auto, le cose sono due. O sei napoletano? Non è una bella mossa questa. E sai che deve farle fare una brutta fine. Quindi la teoria è, se non è stata assicurata, è perché si sapeva che avrebbe fatto quella fine lì. In risposta un altro utente sostiene, io sono sempre più convinto che quei mezzi sono stati lanciati e non sono caduti. Vuoti, ovviamente. Quindi sostiene, uno, che quei mezzi sono stati buttati lì e due, che non c'era nessuno. E da qui, ovviamente, parte la teoria che non c'erano morti. Seguendo i dati pubblicati da Rosario Malcianò, un utente nota una data che sembra essere la data di scadenza dell'assicurazione, secondo lui, il 1 ottobre 2018. Ma secondo Rosario Malcianò, no, quello è il bollo. Sono andato nel sito dell'Agenzia delle Entrate per verificare la scadenza del bollo di quell'auto, di quella targa. Notiamo che l'ultimo pagamento del bollo risale a agosto 2018. Quindi, perché a questo punto, se Rosario Malcianò sostiene che ma perché devi fare l'assicurazione se sai che quella macchina farà quella brutta fine? A questo punto, perché fare il bollo se qualche giorno dopo farà quella brutta fine lì? La teoria del Sanremese non regge e non reggeva neanche prima, anche per un'altra questione. Noi non sappiamo quando esattamente scadeva l'assicurazione. Data di assicurazione che scadeva magari proprio in seguito al crollo del ponte. Perché lui fa queste analisi quando? Un mese dopo il fatto avvenuto. Di conseguenza, scusate un attimo, voi fareste l'assicurazione dell'auto in seguito al disastro del genere? Ma poi lo fareste se foste voi una delle vittime e magari proprio quelle che si trovavano al funerale in una bara? Ecco, la delicatezza di Rosario Malcianò da questo punto di vista ormai la conosciamo. Laddove c'è un disastro, delle morti, delle persone che sono ferite, comunque delle persone che anche delle famiglie che sono sofferenti per quanto accaduto, ecco, lui arriva lì e dice: non ci sono.
Non contento, inizia anche ad avere dei sospetti, perché qualcuno dice: ma è strano che quella Volkswagen pesi, secondo i dati forniti dai tool, insomma dai siti che danno queste informazioni gratuite a Rosario Malcianò, risulta che questo mezzo abbia un peso di 1.550 kg, che risulterebbe, secondo lui, maggiore rispetto a quello che viene fornito dal risultato della ricerca di Google. Ecco, lui semplicemente cosa ha cercato? Si tratta di una Volkswagen Polo e lui ha cercato Volkswagen Polo peso. Il peso che viene fornito il dato che viene fornito da Google è quello di un peso fra i 1.145 e i 1.228. A questo punto lui si domanda: ma perché allora viene scritto che quel mezzo con quella targa, il peso sia così elevato? A quel punto pensa: ecco, allora si tratta di un altro mezzo. Hanno preso la targa e l'hanno messo in un altro mezzo. Semplicemente quei 1.550 kg sono il peso massimo a carico. Quindi, mentre invece quello che Rosario Mancello fa vedere, che poi tra l'altro nello screenshot c'è anche scritto, no? C'è scritto che quel peso da 1.145 a 1.228 kg è il peso a vuoto, quindi non vengono considerati appunto i passeggeri e quant'altro. Oltre a questo, cosa succede? Che sono due modelli diversi. Il modello che viene fatto vedere nella foto è una Volkswagen Polo quinta serie. Infatti, quello che Rosario Malcianò ottiene attraverso la semplice ricerca di Google è il modello più recente, che infatti, come peso a vuoto, risulta avere 1.145 a 1.228 kg. Quindi sta sì. Lui personalmente sta calcolando due dati diversi di due macchine diverse, ma quella che si trovava sotto il ponte, schiacciato dalle macerie, era il modello quinta serie e quella targa risultava proprio di quella macchina. In seguito c'è stato un utente di nome Riccardo che gli ha fatto notare un'altra macchina, da cui è leggibile bene un'altra targa, la targa FG644PR. In questo caso cosa fa Rosario Malcianò? Che la cosa un po' strana è che ripete in continuazione che si tratta di una BMW. In verità si tratta di un'altra Volkswagen. Per fare l'analisi di questa targa, che anche lui ha fatto le sue, dicendo appunto che non c'è l'assicurazione, non è stata rinnovata, eccetera, quindi si ripete un po' la storia di prima. Detto questo, si ripete anche la questione che non è una prova quella viene fornita, bisogna sapere quando è scaduta l'assicurazione. Attraverso il servizio a pagamento di saving.it sono risalito al modello dell'auto, una Volkswagen Tiguan. L'auto risulta immatricolata nel 2017, quindi l'anno scorso, ed è stata intestata a una signora di Nuoro. Potrebbe essere infatti questo il mezzo usato da una delle vittime del ponte, però attenzione, uno dei sopravvissuti. Si tratta del calciatore e vigile del fuoco Davide Cappello, anche lui di Nuoro. E infatti alcuni articoli di giornale associano lui proprio con quelle foto di quella macchina. Il fatto comunque che queste teorie che vengono diffuse in continuazione da persone come Rosario Malcianò e altre, perché Rosario Malcianò non è l'unico, ce ne sono tanti altri che hanno fatto addirittura analisi simili prima di lui e dopo di lui. E il problema qual è? Che gli utenti poi seguono a ruota. Infatti tra i commenti c'è chi, come Deborah, ha scritto: ma state scherzando? Le vittime sono 43, un ragazzo sotto casa mia di 22 anni, ho amici delle famiglie morte che stanno piangendo, un padre di 4 figli morto e una donna sola in psichiatria dal dolore. Voi dovete curarvi, prendetevi delle medicine e andate all'inferno. Si sente questa rabbia da questa persona che comunque è direttamente in contatto, a quanto sostiene, con le famiglie vittime del disastro. Poi c'è però un utente come Lara che chiede a Deborah: Deborah, dato che conosci molte vittime, posta i nomi, come se non bastassero i nomi che sono già stati pubblicati online. Questo video e questo articolo che trovate in descrizione nasce un po' su richiesta di Lara, la moglie di una delle vittime del disastro avvenuto a Genova. Suo marito si chiamava Luigi Matti Altadonna. Non potevo tirarmi indietro. Detto questo, purtroppo ogni santa volta che succede un disastro, che sia un attacco terroristico, che sia un
un evento di questo genere, che sia lo scontro fra treni come già avvenuto in passato nel sud Italia e così via, c'è sempre qualcuno che non dico che si diverte, ma sfrutta l'occasione per raccontare le sue teorie. Purtroppo qualcuno gli crede, purtroppo qualcuno soffre per queste cattiverie. Ecco, io potrei anche lanciare l'appello da parte delle famiglie, da parte di Lara, a chi ha creduto queste cose, a chi diffonde queste cose, di smettere che non di dire che non esistano vittime. Le vittime ci sono state e queste persone sono anche disposte a incontrare i vari Rosario e compagnia per dire: signori, ditecelo in faccia. Ditecelo in faccia che nostro marito, che nostro fratello, che nostro figlio non è morto. Abbiate il coraggio, forse, magari un giorno, di uscire da quel cavolo di computer in cui vivete.